ringrazio il Presidente e il Direttore per questa opportunità, ringrazio i dirigenti di Coldiretti e tutti voi che siete presenti qua. Beh, diciamo che noi sull'agricoltura vorremmo puntare tanto perché la riteniamo un settore strategico per la nostra economia, la riteniamo un settore strategico per quello che è lo sviluppo del territorio marchigiano, ma soprattutto anche per quello che è la conservazione e il rilancio di tutte quelle aree interne in particolare, ma non solo interne, che hanno subito purtroppo il dramma del sisma, l'impoverimento dei servizi, la mancanza di infrastrutture e oggi stanno vivendo uno spopolamento molto importante. Io concordo con quello che diceva il Presidente, l'agricoltura può essere uno strumento essenziale anche per il turismo, però deve essere vissuta e vista in sinergia con un'opportunità che le istituzioni regionali riescono a implementare e far crescere. L'agricoltura deve tornare ad essere centrale quanto l'economia delle imprese artigianali, manifatturiere e commerciali. L'agricoltura può essere uno strumento su cui noi puntiamo, ma dobbiamo costruire sicuramente una progettualità che possa essere all'altezza del momento che viviamo. Io mi permetto di dire che viaggiando in questi 4 mesi da nord a sud, dall'entroterra alla costa, continuamente vivendo veramente in maniera frenetica questi 4 mesi, ho toccato con mano tantissime eccellenze, tantissime le conoscevo, alcune non le conoscevo, che ci rendono assolutamente unici, che rendono il nostro sistema agroalimentare una piattaforma da sviluppare in maniera assoluta, anche ricollegandola, un'opportunità che ho conosciuto alcune aziende che mi hanno raccontato, ad esempio, e non lo sapevo, che la nostra agricoltura, soprattutto per le verdure su foglia, ha nelle Marche un clima particolare che agevola molto questo tipo di coltivazione. Mi hanno raccontato tante altre particolarità e esperienze che non vengo qui a dire a voi perché sicuramente le conoscete molto meglio di me. Però nel nostro programma vorremmo in maniera determinante riuscire a dare un contributo a quella che è la caratteristica della nostra piccola e media impresa agricola marchigiana, che è un'agricoltura a causa delle dimensioni piccole e medie molto frammentata, è un'agricoltura che ancora ha tanti titolari, diciamo, che hanno un'età avanzata, nonostante i tanti giovani che sono entrati nel mondo dell'agricoltura, nel mondo dell'impresa, è un'agricoltura che va sostenuta anche con una visione. E qui su questo anche riteniamo che possa essere importante l'aiuto e il contributo che le istituzioni regionali possono dare nella semplificazione rispetto al DSR, ma in generale nella semplificazione, nel dialogo, nella concertazione frequente e diciamo anche possa essere in maniera auspicabile anche molto fruttuosa tra le istituzioni regionali e il mondo degli imprenditori agricoli, il mondo delle associazioni di categoria agricola. Perché dico questo? Dico perché la percezione è che un mondo che già soffre di suo, perché comunque quotidianamente deve combattere contro la burocrazia, contro un lavoro comunque difficile, nonostante l'innovazione, si trova davanti a un muro che è quello delle opportunità europee o comunque della burocrazia regionale, che spesso è distante e non agevola sicuramente la possibilità di cogliere tutte le opportunità che ci vengono poste. Basta vedere quello che è l'utilizzo del PSR negli ultimi 7 anni per comprendere quanto noi purtroppo non abbiamo raccolto tutte le sfide e le opportunità che pure questi fondi, che ci avrebbero potuto dare a sostegno del nostro tessuto. Ecco, allora sicuramente è comprensibile quello che voi dite e anche condivisibile rispetto a una semplificazione dell'accesso della piattaforma 210 che si è utilizzata con il Covid. Ci sono degli spunti molto interessanti che possono essere sicuramente ripresi e applicati anche in una fase successiva, anche perché i fondi servono e servono subito, quindi l'erogazione dei fondi è un elemento essenziale, ma noi vorremmo arrivare anche a una premialità rispetto a una progettualità che possa far emergere dal nostro territorio anche una visione di sinergie e di anche aggregazioni che possano rilanciare una visione più strutturata della nostra agricoltura, che possa rilanciarla anche in un mercato che possa essere, diciamo, più facilmente, in opportunità che possano essere più facilmente coglibili. Importante è sicuramente anche la questione della multifunzionalità. C'ero in Consiglio regionale nel 2011, ero consigliere di opposizione di minoranza, però ricordo il provvedimento.
Io credo che i tempi si stiano evolvendo molto velocemente, che il ruolo dell'agricoltura è un ruolo assolutamente da protagonista nella nostra regione, può esserlo chiaramente se c'è una legge o comunque una struttura normativa che la accompagna e che non gli crea delle preclusioni sull'attività che può svolgere. L'abbiamo visto col Covid, ma non c'era bisogno solo di vederlo col Covid, c'è una ricerca dell'esperienza agricola, c'è una ricerca del prodotto di qualità, c'è una ricerca del prodotto di prossimità, c'è una ricerca di un turismo che voglia vivere e qui dico che il turismo nella Regione Marche sarà completo quando riuscirà a vivere insieme all'esperienza della stagione balneare anche le esperienze destagionalizzando di quella che è la bellezza del nostro paesaggio, di quella che è la bellezza e la straordinaria capacità di insomma, penetrare anche i mercati internazionali dei nostri prodotti enogastronomici. Devo dire una cosa, che anche rispetto al vino si potrebbe fare molto di più. Noi abbiamo una nostra collega parlamentare che ha una particolare capacità e conoscenza su questo ambito, ci dice ad esempio che i nostri vini, nonostante sono ottimi vini, non riescono ad avere il peso a livello internazionale che sarebbe importante sia per qualificare la produzione locale anche nei mercati internazionali, ma che sarebbe anche importante per promuovere i nostri territori, la nostra agricoltura all'estero. Questo è un lavoro che si può sicuramente svolgere, quindi c'è un'apertura sotto questo punto di vista rispetto alla multifunzionalità, che è una sfida dell'agricoltura, che è una sfida che va ampliata e va aperta sicuramente anche a ridiscutere in maniera profonda quella che è stata la legge del 2011, che se non erro la 21 del 2011. Sulla fauna selvatica è un problema enorme, lo conosciamo, lo sentiamo, l'abbiamo visto in tutti i territori della nostra regione. È un problema che va posto non in maniera ideologica, perché rischia di compromettere anche, diciamo, la capacità di produzione, la capacità di risposta delle istituzioni rispetto a un problema che sta emergendo in maniera drammatica per l'agricoltura e non solo per l'agricoltura, perché a volte, diciamo, abbiamo presenza di cinghiali, ad esempio, nelle città, quindi non credo che sia normale. Bisognerà sicuramente prendere i provvedimenti giusti in maniera equilibrata per consentire all'agricoltura di non avere danni e soprattutto anche che questi danni non vengano causati anche nei confronti di altri terzi. Sul consumo del suolo sono anche qui d'accordo. Noi sappiamo che abbiamo una legge regionale sulla legge urbanistica regionale del 1992, sono trascorsi 28 anni. 28 anni sono tanti, in 28 anni la regione è cambiata profondamente, si è passato da un territorio che era molto meno sviluppato a un territorio molto sviluppato, è mancata una visione, lo spopolamento delle aree interne, l'abbandono dei centri storici, tutto quello che si sta perdendo in termini di tradizioni, di strutturazione di un certo tipo di territorio è un danno enorme perché ha creato veramente la mancanza di costruire opportunità, sviluppo, imprenditorialità, soprattutto su un settore come quello che potrebbe essere agricolo, in un'ampia fetta del nostro territorio regionale. Noi abbiamo un fenomeno di spopolamento che riguarda la nostra regione impressionante, statisticamente molto preoccupante. C'è una statistica che dice che noi perdiamo 100.000 abitanti nei prossimi 10 anni. Questo credo che è l'equivalente, per capirci, della grandezza di Ancona, che è l'equivalente o quasi poco di più della grandezza della provincia più piccola che è Fermo, quindi la metà della provincia di Fermo. Quindi noi dobbiamo affrontare questo ragionamento riportando una visione nel governo della regione, riportando centrale quel territorio che potrebbe raccogliere la sfida per tanti giovani e tenere qua tanti giovani che sarebbero destinati ad andare a lavorare fuori regione o addirittura fuori nazione, e questo si fa sicuramente con la ricostruzione, sicuramente con le infrastrutture, con la sburocratizzazione, con l'incentivare a dare sicuramente un incentivo a dare risposte a chi vuole intraprendere il mondo dell'impresa anche agricola. Poi si fa sicuramente con i servizi, perché quello che abbiamo visto in termini di sanità su tanti, troppi territori dell'entroterra non è sicuramente un incentivo. È difficile tenere sul territorio famiglie e giovani quando le istituzioni smantellano la protezione sanitaria, la rete sanitaria. È praticamente un controsenso. È chiaro che se le istituzioni non danno per primo il segnale, il segnale non viene raccolto. Quindi c'è un impegno nella stesura di una legge
nella legge urbanistica nuova, il consumo del territorio zero, io dico sì, con intelligenza, nel senso che noi dobbiamo essere intelligenti, che secondo me vanno riconvertite e recuperate tante aree, però il consumo del territorio zero è una priorità assoluta per l'agricoltura, ma non solo per l'agricoltura, per ridare una valorizzazione del nostro paesaggio, per ridare un'opportunità di sviluppo anche recuperando delle aree che altrimenti sarebbero degradate. Tra l'altro credo che sia importante anche una legge della nuova legge urbanistica per tutelare quello che è un fenomeno del dissesto idrogeologico molto forte nel nostro territorio, anche per la vocazione del nostro territorio che è fatta di colline, e molte colline e molte valli, però ecco, sicuramente sulla questione del consumo zero del suolo siamo d'accordo, ci troviamo d'accordo. Non in maniera ideologica, perché poi comunque bisogna capire anche che se ci dovessero essere delle opportunità bisogna saperle cogliere, soprattutto in termini di, sapete tutti, no? Che sembrerebbe che Amazon stia investendo sulla Vallesina, sarebbero decine, centinaia di posti di lavoro importanti in un momento di crisi come questo. Allora io dico che quando ci sono delle opportunità, se non c'è un contrasto assurdo, vanno anche sapute cogliere, perché altrimenti quelle opportunità magari ricolgono territori, regioni confinanti, rendendo sempre più povera la nostra regione. Quindi consumo zero, ma con l'intelligenza di non precluderci magari delle opportunità di sviluppo. Chiudo su quello che secondo noi è stato ed è, diciamo, l'approccio che bisogna avere nei confronti dell'agricoltura, come di tutte le altre settori e associazioni. Noi riteniamo che la nostra regione ha bisogno di una visione di sviluppo, e la visione di sviluppo non è rappresentata da un sistema di potere, ma deve essere ricostruita con una grande visione concertata e costruita insieme a tutti, perché la visione inclusiva di tutte le peculiarità è, credo, la risposta più importante che si può dare a una regione che rischia di perdere la propria identità e rischia di essere spogliata di tutto quello che era il suo grande patrimonio in termini di imprenditorialità e soprattutto di eccellenze. Scusate e buon proseguimento. Grazie a Francesco Acquaroli, tanti temi regionali, ma poi sappiamo che esistono anche temi per l'agricoltura che sono di carattere nazionale, penso alla difesa del Made in Italy, ma penso anche all'occupazione, mi viene in mente la battaglia di Coldiretti sulla semplificazione dei voucher per la manodopera stagionale, e per questo, ringraziandola di aver partecipato oggi a chiusura di questa campagna elettorale, chiedo un contributo dell'onorevole Giorgia Meloni. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito, grazie al Presidente Gardoni, io grazie al Direttore, francamente potrei anche concludere il mio intervento immediatamente dicendo che condivido praticamente tutto quello che ho sentito dire dalla Presidente, e non è un caso e non mi stupisce. Non è la prima iniziativa che facciamo con Coldiretti, abbiamo fin qui condiviso molte battaglie insieme, banalmente perché Fratelli d'Italia è un movimento fortemente produttivista. Crediamo che in questa nazione occorra finalmente fare i conti con il fatto che la ricchezza non la crea lo Stato, la ricchezza non si crea per decreto, i posti di lavoro non si creano per decreto, la ricchezza la producono le aziende. Lo Stato può decidere di organizzare quella parte di ricchezza che gli compete, può decidere di redistribuirla, ma se quelle aziende chiudono non ci sarà più ricchezza da distribuire. Il dato che oggi io considero più spaventoso di quello che accade nell'emergenza post-Covid non è neanche il dato sul prodotto interno lordo, che è tragico. Ma più spaventoso ancora è quel dato che dice che noi rischiamo che il 38,9% delle aziende italiane non sopravviva a questa fase. Se quelle aziende dovessero davvero non sopravvivere, allora quel dato drammatico sul prodotto interno lordo sarà peggiore ogni anno. Quindi il tema della sopravvivenza e del sostegno all'impresa italiana, che ogni giorno meno male si rimbocca le maniche, cerca di fare il suo pezzo per la sua ricchezza personale e per la ricchezza della nazione della quale fa parte, è per noi assolutamente prioritario, e purtroppo dal mio punto di vista distante da una cultura che è stata messa in campo in questi anni, nella quale invece le aziende vengono viste più, no, come qualcosa da spremere, come qualcosa quasi da combattere, come qualcosa che è antitetico alle istituzioni e allo Stato. Nelle altre realtà, voi lo sapete benissimo, nelle altre nazioni c'è una politica che fa sistema con le sue imprese. Dalle nostre parti, prima si deve superare l'opposizione dello Stato italiano, delle istituzioni italiane, e poi magari si può accedere alla libera concorrenza. Ecco, noi su questo abbiamo le idee abbastanza chiare. La seconda ragione per la quale
chiaramente abbiamo collaborato e collaboriamo quotidianamente con Coldiretti e con le associazioni dei produttori, ma segnatamente con quella degli agricoltori, e che io credo sinceramente che all'Italia manchi una chiara visione economica e di sviluppo. E figlio anche, ma non ci entro perché sono questioni più politiche dei governi che abbiamo avuto, in particolare negli ultimi anni. Ma qual è l'idea di sviluppo economico, industriale che ha questa nazione? Non ne ha più una chiara. Io credo che la più grande risorsa che noi abbiamo, senza timore di smentita, sia la nostra identità, il marchio. L'Italia dovrebbe progressivamente investire sempre di più su tutto ciò che è marchio. Sulla lunga distanza, nel tempo della globalizzazione, noi non competeremo, che so, sulla produzione dell'acciaio con gli indiani o con i cinesi o con gli Stati Uniti, ma sulla produzione dell'auto, se è un'auto italiana, con quello stesso acciaio, su questo noi siamo imbattibili. E quindi l'Italia dovrebbe progressivamente sostenere e aiutare tutto quello che è difesa e valorizzazione del suo marchio. E chi più di voi ovviamente sa di che cosa sto parlando, chiaramente perché quel marchio possa essere adeguatamente valorizzato, perché quel marchio possa rappresentare una ricchezza, deve essere riconoscibile e deve essere difeso. Deve essere riconoscibile significa filiera, e quindi lo sapete meglio di me, prodotto è italiano se si fa in Italia. Se si fa in Italia in tutte le fasi della sua produzione. Noi abbiamo ormai anche un'aggressione molto importante sui nostri marchi di prodotti che vengono chiaramente venduti proprio per la forza di quel marchio. Marchio, terzo marchio per riconoscibilità al mondo, Italia. Primo marchio nazionale, gli altri sono Visa, Coca-Cola, noi siamo il marchio più potente del mondo a livello di marchi nazionali, quel marchio ovviamente deve essere riconoscibile, bisogna combattere la contraffazione, deve essere difeso e deve essere oggetto, ovviamente, questo sapete che dipende per buona parte dalle istituzioni europee che finora non ci hanno molto aiutato da questo punto di vista, ovviamente significa combattere gli accordi di libero scambio che non prevedono espressamente la tutela del marchio italiano, significa chiaramente la filiera e la tracciabilità, una battaglia che ancora bisogna vincere in Europa e che ha visto Fratelli d'Italia mobilitata in questi anni insieme a Coldiretti, insieme anche ad altre forze politiche, perché questa è una cosa che molto spesso è condivisa, giustamente, insomma, è un fatto di ricchezza per il nostro territorio, per il nostro territorio nazionale. Chiaramente la vicenda dell'Europa è una vicenda che, come diceva la Presidente, sull'agricoltura entra in maniera importante e significativa. Noi non abbiamo visto in questi anni valorizzate le nostre produzioni, appunto basta ricordare il tema di questi accordi di libero scambio, non abbiamo difeso i costi di produzione che dalle nostre parti sono figli anche di un sistema sociale, sono figli, diciamo, di una evoluzione di civiltà che dobbiamo decidere se difendere oppure no. Mi spiego. È inutile che noi facciamo le leggi contro il caporalato se poi il primo caporale è l'Unione Europea che introduce sul nostro mercato centinaia di prodotti che vengono da nazioni che non rispettano neanche lontanamente i nostri stessi standard, che vuol dire condannare le nostre produzioni a non sopravvivere. E la ragione per la quale da sempre Fratelli d'Italia propone i cosiddetti dazi di civiltà, cioè i dazi importazioni per i prodotti che vengono da nazioni che sul piano salariale, sul piano sociale, sul piano ambientale non rispettano e non sono tenuti a rispettare i nostri stessi ambiti, perché altrimenti è evidente che noi non possiamo competere sui costi di produzione. Invece noi veniamo inondati, mentre chiaramente abbiamo la burocrazia, lo Stato, l'Unione Europea che adesso vuole mettere nuove tasse sulle imprese per coprire i soldi del recovery fund, e intanto siamo inondati di prodotti che arrivano sul nostro mercato che hanno una bassa qualità e che però hanno bassissimi costi, e quindi diventa molto difficile competere. Sono battaglie che secondo me in Europa bisogna portare avanti, che Fratelli d'Italia sta portando avanti, sulle quali speriamo di avere alleati sempre più significativi. E poi basta con, chiaramente anche qui bisogna aprire un po' gli occhi con la politica nazionale e capire che ci sono altre nazioni che anche in seno all'Unione Europea, ahimè, portano avanti i loro interessi a scapito delle nostre produzioni, che essendo produzioni di altissimo livello sulle quali è molto difficile competere, chiaramente c'è un'aggressività particolare, non ci dobbiamo prendere in giro. Delle volte si coprono con obiettivi assolutamente condivisibili delle cose tragiche, From Farm to Fork, siamo tutti d'accordo, bello, pure bel titolo, bel nome, e poi dentro c'è il Nutri-Score.
poi dentro c'è l'etichettatura a semaforo, studiata scientificamente per massacrare le nostre produzioni, perché non ha alcun senso che si calcoli quanto un prodotto sia salubre sulla base della a parità di grammatura. Cioè, non è che uno si beve un litro d'olio d'oliva, l'olio extravergine, per cui ti ritrovi con la pizza fritta congelata semaforo verde, l'olio extravergine d'oliva o il parmigiano reggiano semaforo rosso. Poi diciamo, abbiamo fatto notare, e si fa finta di niente, che il Nutri-Score è un marchio, diciamo così, è un brevetto di proprietà di un'agenzia del governo francese, e che non è un caso che poi ovviamente tenda a sostenere, ad aiutare i propri prodotti a scapito dei nostri. E quindi serve anche una politica che sappia da questo difendersi. No? Abbiamo detto che faremo veramente le barricate, ecco, il tentativo di imporre questo sistema in tutta l'Unione Europea, che è un tentativo che nei palazzi comincia già a serpeggiare, ed è quello che faremo. E anche la vicenda, anche sulla vicenda del Recovery Fund, che è, per carità, una grande opportunità. Poi vedremo quanto tempo arriveranno le risorse, quante saranno alla fine, ma è una grandissima opportunità, salvo che però rischia di andare a discapito della politica agricola comune. Perché per chiudere l'accordo sul Recovery Fund si sono dovuti mantenere privilegi dei cosiddetti paesi frugali, che poi così frugali non sono, visto che diciamo sono alcuni tra i principali paradisi fiscali d'Europa, e che hanno mantenuto i loro privilegi, e adesso, siccome c'è una parte di risorse proprie che sul Recovery Fund l'Unione Europea va a individuare nel bilancio, già si parla dei tagli alla politica agricola comune. Allora su questo non ci siamo, signori, non ci siamo. Né si può dire, è vero che l'Italia beneficerà particolarmente delle risorse sul Recovery Fund, però non è che poi, cioè, l'Italia è anche una nazione che è stata penalizzata molto in questi anni dalle scelte dell'Unione Europea, e voglio dire, possiamo parlare appunto dei paradisi fiscali, possiamo parlare del dumping salariale delle nazioni dell'est, possiamo parlare delle attività predatorie di alcuni nostri diciamo vicini di casa, possiamo parlare di una politica che è stata fatta sulle banche, che ha penalizzato fortemente le banche che avevano crediti deteriorati, i cosiddetti NPL, ha fatto finta di non vedere quelli che avevano i derivati. Insomma, possiamo parlare a lungo di come siamo stati penalizzati, e quindi oggi il tentativo di recuperare mi pare necessario. Però è importante che ovviamente quelle risorse non vadano a penalizzare chi produce, non vadano a penalizzare gli agricoltori. Noi abbiamo già detto che per noi ulteriori tagli alla politica agricola comune non sono accettabili, e anche su questo siamo pronti a mobilitarci insieme alle associazioni. Se vorrete fare con noi, come immagino, sarà questa battaglia. Dopodiché, ovviamente, tutto questo si riverbera anche in questa regione. Vado verso la conclusione perché non voglio essere lunga, ho davvero condiviso praticamente tutto quello che ho sentito. Si riverbera anche su questa regione. Sono due le grandi questioni che secondo me sono centrali, che sono state oggetto di questa nostra campagna elettorale, che sono a mio avviso una delle ragioni per le quali abbiamo chiesto di guidare la coalizione di centrodestra con Francesco Acquaroli in questa regione. Noi crediamo davvero che questo territorio possa avere molto di più, crediamo che ci sia una discrasia enorme tra le sue potenzialità e la sua ricchezza reale. Le Marche, voi lo sapete, è una regione che secondo l'Unione Europea è in transizione verso la povertà, e invece è una regione nella quale il lavoro è forse l'identità più significativa che ci sia. Che cosa manca? Manca la possibilità di completare la rivale. E qui la sfida infrastrutturale, sono assolutamente d'accordo Presidente, è la prima delle sfide possibili, perché in questo tempo tu puoi avere scorci straordinari, prodotti straordinari, imprese straordinarie, e la velocità che fa la differenza. E la capacità di prendere i turisti e portarli velocemente in quegli scorci, e la possibilità di prendere quei prodotti e farli arrivare velocemente sui mercati, altrimenti sei morto. Puoi avere cose bellissime, ma rimani indietro. La sfida infrastrutturale è la più importante sfida d'Italia, a mio avviso, e la più importante sfida per una regione come le Marche. Incredibilmente, in mezzo all'Italia, potenziale crocevia di questa nazione totalmente isolata. Una cosa che mi ha sempre colpito, sarà che io vengo da Roma, e si diceva quanto ci vuole ad arrivare a Roma, lo so bene quanto ci vuole, ed è incredibile. Allora, infrastruttura ovviamente vuol dire tante cose, non mi dilungo perché lo sapete meglio di me, vuol dire le infrastrutture, chiaramente vuol dire strade, vuol dire ferrovie, vuol dire il tema dell'aeroporto, vuol dire i porti. Noi facemmo proprio in questa sala, Carlo, a Roma d'Errata, facemmo un convegno 2 anni fa, penso,
proprio sul tema dello sviluppo dell'infrastruttura portuale in Italia. Io credo che in Italia servirebbe un ministero del mare, un ministero capace di valorizzare quella straordinaria risorsa che noi abbiamo e che come se non, proprio non avessimo, non considerassimo, non abbiamo un'infrastruttura adeguata che utilizzi appunto il mare come veloce mezzo di trasporto, non diamo sostegno ai nostri pescatori, abbiamo lavorato tantissimo proprio qui nelle Marche con le marinerie, pescatori assolutamente penalizzati, la regione secondo me può fare anche la regione molto, perché già la manutenzione dei porti per un settore e per quello che ho visto io qui nei porti marchigiani può fare la differenza e poi magari sollevarli da questa da questo carico, no, di recupero dei rifiuti che si trovano in mare, che oggi è tutto sugli armatori. Ci sono varie cose che si possono fare anche a livello nazionale, perché siamo l'unica nazione che ha preso norme europee che già erano estremamente stringenti e l'ha introdotte ancora più stringenti di quanto ci chiedesse l'Unione Europea nel ciclo Tafazzi, diciamo, di rapporto politico con le nostre imprese. Però l'infrastruttura, diciamo, portuale da noi, io penso che dovrebbe essere un'idea di sviluppo molto chiara per il futuro di questa regione e di questa nazione. Quindi infrastrutture è la prima sfida che dobbiamo vincere e la seconda è proprio sul marchio, in questo caso il marchio delle Marche. E questo ve lo dico da persona che marchigiana non è. Rispetto a quello che questa regione ha, il marchio non esiste. Cioè la percezione del marchio Regione Marche, dei suoi prodotti, del turismo, è molto più debole di quello che questa regione ha quando la si conosce. Per cui il marchio qualità, ci sono varie cose da fare, c'è sicuramente da rivedere il marchio qualità, perché sono d'accordo sul tema che appunto l'identificazione deve essere con tutta la filiera, con la produzione dell'intera filiera. Sicuramente si possono fare tante cose per aiutare i prodotti locali a essere diciamo essere più diffusi, per cui sono assolutamente d'accordo sulle premialità per i bandi, sulle mense scolastiche piuttosto che, però credo che poi ci si debba porre il problema di come questo patrimonio arriva fuori da questi confini. Cioè qui ci sono, per esempio, nel campo dell'allevamento delle specificità, ci sono delle produzioni che sono straordinarie, però io vi devo dire che non sono percepite al di fuori di qui come potrebbero rispetto a quelle che possono essere altre denominazioni che pure conosciamo. Quindi credo che si debba lavorare tantissimo sul marketing del marchio Marche, perché questa regione ha un potenziale enorme turistico, sui prodotti, sugli scorci, sull'artigianato, sull'agricoltura ovviamente, avete un potenziale altissimo e finora non è stato utilizzato. Confido che utilizzandolo adeguatamente, con un adeguato sviluppo infrastrutturale e con una capacità di dialogo sincera tra la politica e le associazioni degli imprenditori, in un'ottica nella quale la politica è a disposizione del cittadino e il cittadino non è suddito delle istituzioni, penso che davvero da qui a 5 anni o anche magari di meno si possa vedere la differenza. Grazie e buon lavoro.